Domanda secca, un pronostico per il derby Inter Milan? Ma le squadre non stanno benissimo sicuramente, insomma un anno particolare per le due squadre di Milano, l'Inter gioca in casa, io penso che ha qualche chance in più rispetto al Milan, ma un pronostico nel derby è sempre difficile farlo, quindi è una partita aperta a qualsiasi risultato. Pensi che firmerebbero per il pareggio? Guarda, proprio in questa partita non serve a nessuna delle due, se vuoi avere un minimo di ambizione per andare a raggiungere ancora il sesto posto che vale l'Europa League, con il pareggio secondo me si annullano e vanno fuori dalla lotta, una delle tue deve vincere. Secondo te, per il bene nel futuro prossimo per ambedue le squadre, serve andare in Europa League o a quel punto conviene rinunciare all'Europa e fare una stagione di transizione di partenza? No, io penso che l'Europa serve sempre, perché è importante, ti dà prestigio, dà un ritorno economico, e poi abbiamo visto quest'anno, insomma, il Milan non aveva le coppe ed è lì a lottare con l'Inter che ha fatto l'Europa League, almeno ha avuto la possibilità di giocare in Europa e sappiamo quali vantaggi ti possono dare. Quindi l'Europa League, soprattutto da quest'anno, che vincendola ti dà la possibilità di fare i playoff di Champions dell'anno dopo, diventa fondamentale raggiungerla. Senti, sull'Europa League attuale, adesso abbiamo il Napoli e la Fiorentina che sono ancora rimaste in corsa. Un pronostico secondo te, non tanto solo sulla partita ma sul finale anche di torneo? Oh, guarda, hanno un turno complicato, il Napoli col Wolfsburg che ha eliminato l'Inter, la seconda forza del campionato tedesco, una squadra in crescita, giovane, veloce, pericolosa, però il Napoli ce la può fare. La Fiorentina con la Dinamo Kiev, è allenata bene, da Rebrov a questo Yarmolenko davanti che è un buon giocatore, sono due turni complicati perché poi le nostre squadre hanno giocato tanto e sono abbastanza stanche. Poi nel complesso, se vuoi vincere questa Coppa devi battere il Siviglia, che mi sembra ancora la squadra campione in carica ma quella più attrezzata per arrivare fino in fondo. Sì, anche perché è fortissima in casa, la potrebbe aiutare a arrivare fino alla fine. Sai, la Siviglia sì, adesso ha il turno con lo Zenit che è abbastanza difficile, però è una squadra che in casa, insomma l'abbiamo vista anche l'ultima domenica contro il Barcellona, rimontare sotto 0-2 e fare due pari, squadra strutturata bene, allenata bene da Emery. Hai detto troppe volte allenatore, quindi la domanda sorge spontanea. Klopp si è appena chiamato fuori dal Borussia Dortmund per la prossima stagione. Secondo te potrebbe far bene in Italia e se sì con quale squadra? Allora, Klopp è un grandissimo allenatore, i picchi di gioco che ho visto io, che lui ha raggiunto con il Borussia Dortmund, poche volte l'ho visto nella mia carriera da commentatore. In Italia la squadra ideale, se deve continuare un certo tipo di lavoro, è il Napoli, perché il Napoli con questo 4-2-3-1 molto offensivo ricorda un po' sicuramente il Borussia Dortmund di Klopp, soprattutto mi vengono in mente i quattro giocatori d'attacco che possono veramente sviluppare gioco in velocità, anche se penso che poi alla fine sarà destinato alla Premier League, al Manchester City, che economicamente è quello che può andare a raggiungere questo tipo di allenatore. Senti, tornando al tema del derby con la variabile allenatori, secondo te quali sarebbero gli allenatori ideali Inter e Milan di oggi? Sai, l'Inter è un allenatore importante, che è Mancini, che ha già fatto bene, ha vinto con l'Inter, e quindi può essere l'allenatore giusto. Dall'altra parte, sai, il Milan sono due anni che scommette su due allenatori. Prima su Seedorf, che se tu vai a vedere i numeri ha fatto anche bene, perché ha fatto tanti punti solo in un girone. E poi ha puntato su Inzaghi. Non so, sai, qua entrare nella testa poi della dirigenza diventa difficile. Non facile, o gli dai fiducia, gli dai la possibilità di lavorare, oppure se cambi tutto allora a quel punto devi andare su allenatori esperti e vincenti, perché la piazza di Milano è complicata. Sì, sono ancora freschi, anche se lontani, i ricordi dei due derby, cioè il derby dell'Inter di Trapattoni contro il Milan di Sacchi. Sì, no, Sacchi e Trapattoni, oppure quando c'era Mourinho, Ancelotti, insomma, sicuramente allenatori diversi di quelli che ci sono adesso, ripeto, soprattutto sulla sponda del Milan, che negli ultimi tempi ha puntato su allenatori giovani e ha voluto rischiare. Dall'altra parte, sai, l'Inter ha Mancini, ma sta pagando anche Mazzarri, negli ultimi anni è andato un po' sull'esperienza. Senti, a proposito di derby, ultime domande, alla penultima giornata c'è Lazio-Roma, che sarà il derby per l'accesso alla prossima Champions League. Secondo te come... Ma guarda, anche questo qui, la città secondo me, insomma, tanto aspetta
molto, io dico impazzisce un po' Roma, no? Aspettando il derby. Questo può diventare un derby decisivo, perché penso che Lazio e Roma resteranno molto vicine fino a quella partita, lì sarà decisiva. In questo momento emotivamente mi farei prendere più dalla Lazio, da come gioca, da come sta in campo. Però la Roma, vista domenica, io ero a Torino, è una squadra in crescita, sta bene fisicamente, gli manca quello che la butta dentro, perché la mole di gioco è tornata ad essere importante. Vedremo, sicuramente sarà una grande partita. Alla Roma però mancano anche dei terzini. Ma sai, i terzini, ha puntato sull'esperienza, Maicon ha avuto delle difficoltà, Torossidis era squalificato, Florenzi ha fatto una partita straordinaria da difensore, dall'altra parte ha Olebas. Ma la Roma ha una rosa importante, anche profonda, quindi se la può gestire anche sugli esterni. Senti, tu in chi ti rivedi dei giocatori di oggi? Ma difficile, a me è così, perché era un ruolo particolare il mio, no? Nel senso, io ero più un marcatore con capacità di spingere, quindi è un ruolo difficile, in estinzione un po' adesso. O lo vado a vedere in una difesa a tre, allora sul centro-destra potrebbe essere un Barzagli di turno, ecco, quello che mi posso rivedere maggiormente. Ultima domanda, tu sei una gloria del calcio italiano, sei diventato campione del mondo a 18 anni. Oggi a 18 anni si sente dire che i calciatori se la tirano un po' troppo e non vogliono fare la gavetta. Qual è il tuo pensiero riguardo? Ma no, non è così. È che i giovani di oggi, secondo me, sono più maturi di allora. L'unica cosa è che le società hanno meno coraggio di farli giocare. Quindi bisogna avere un po' più di coraggio, mandarli via prima dal settore giovanile e fargli, e se non sono pronti per la prima squadra, fargli fare esperienze però di prima squadra a livello di Lega Pro, di Serie B, per poi magari andarli a riprendere quando sono maturi. Ma devono avere assolutamente più coraggio, perché i giovani, il calcio deve essere dei giovani, assolutamente. E io, se penso soprattutto alla mia squadra, all'Inter, negli ultimi anni di settore giovanile, dove hanno vinto dappertutto e poi non sono mai riusciti a farli esordire e hanno dovuto trovare spazio da altre parti. Questo è un peccato. Quindi la voglia è quella di vedere i giovani italiani dal settore giovanile arrivare in prima squadra. Ci sono tutte le possibilità. Grazie. Prego.